Iniziamo a parlare di motociclismo. Beh, io sono contento perché, insomma, lo sapete, io il mio ruolo nel motociclismo adesso, una volta ero team manager, avevo il team, ho vinto tanto, beh, poi dopo ho cambiato e seguo direttamente i piloti, seguo direttamente dei ragazzi, ma io sono 2 anni che sto seguendo un nuovo talento, secondo me, del motociclismo italiano. Ed è di Roma, anche se il cognome non sembrerebbe, e c'è Nicolas Marfurt con noi in collegamento. Nicolas, ci sei? Eccoti, Ci sono, ci sono. Nicolas. Ecco. Allora, Nicolas è il pilota che seguo io ormai da 2 anni, ha 14 anni, è giovanissimo, Nicolas, e devo dire, insomma, ecco, che mi sta dando grandi soddisfazioni. Devo dire che stai dimostrando di essere un pilota, insomma, che lì ci può stare. Anche perché hai solamente 14 anni ed è importante, insomma, vederti lì a combattere fra i primi posti, Niki. Ci sei, sì? Oh, Sì, ci sono, ci sono. che mi dici? Che mi dici, Niki? Sei contento di... Niente, sono contentissimo. Quest'anno diciamo che è stato uno degli anni più duri di tutta la mia carriera. E da poco abbiamo preso il feeling con la moto, ma stiamo carburando pian piano. Pian piano ci si arriva, insomma, lì davanti, e l'hai dimostrato proprio l'ultima gara di Imola, no? L'hai dimostrato perché Sì. comunque poi alla fine stavi lì a combattere con i primi, no? Sì, è stata una gara molto dura fin dall'inizio. Abbiamo avuto diverse carenze di motore, ma comunque il team ce l'ha messa tutta, ha lavorato giorno e notte e noi diciamo gli abbiamo fatto vedere chi comanda. Eh beh, insomma, comunque lì davanti, anche perché dobbiamo dire, la prima gara del sabato è stata un po' più difficile perché si era Sì. lontani dai primi, e poi dopo invece la seconda gara, quella di domenica, stavi lì con loro, Siamo insomma. migliorati. Sì, stavi lì con loro e ti sei giocato il podio fino alla fine. Allora, qui con noi c'è Nina, che tu conosci, Ciao Nicolas. che Ciao penso, Nina. a parte, voleva dire qualche cosa e poi mi sa che ti vuole fare pure una domanda, perché comunque anche lei, diciamo, è stata la prima volta che è venuta a una gara di motociclismo, Va no? benissimo. Allora, innanzitutto Fabrizio ti ringrazio per la grande opportunità. Grazie a te. No, ringraziamo Fabrizio per la grande Beh, ma tutti qua ci dobbiamo ringraziare tutti perché siamo tutti una famiglia alle corse. per questa opportunità che mi hai dato di conoscere un mondo tutto nuovo per me. E comunque è stato bellissimo vivere la sala stampa con tutti i giornalisti, i fotografi, gli addetti ai lavori e poi comunque vivere il box, il paddock, è stato bellissimo. E anche vedere comunque e conoscere tanti piloti molto molto bravi di diverse età. E niente, un'altra emozione è stata anche stare in griglia di partenza perché comunque non c'ero mai stata, è stata la mia prima volta comunque stare lì, quindi è stata una grandissima emozione. E è stata una grande emozione stare con Nicolas soprattutto. E a proposito di questo mi chiedevo, Nicolas, ci sei? Mi senti? Dove Sì, ci sono, ci sono. la trovi tutta questa grinta a soli 14 anni? Negli anni. Perché ce ne vuole comunque a 14 anni, un ragazzino di solito fa ben altro che guidare una moto di un certo calibro. È vero, diciamo che è la passione fin da bambino. Ho visto, infatti davvero ti do tutti i miei complimenti e Grazie. un abbraccio di cuore. E E niente. niente, comunque, Niki, ecco, dobbiamo dire, tu hai iniziato come tanti ragazzi, ragazzini, nelle mini moto, no? Sì. Che è proprio l'inizio, no, del motociclismo, no? E quanti anni Certo. fa hai cominciato? Grazie a chi? Come mai? Allora, abbiamo cominciato esattamente 10 anni fa. È bella questa cosa che E tu dici abbiamo, poi diremo il perché. abbiamo perché è stata, diciamo, una passione trasmessa da mio padre. Apposta, è bellissima. E se non era per lui, diciamo che non l'avrei mai fatto. Mi ha trasmesso questa passione che mi piace moltissimo. E cercherò di non lasciarla mai. Beh, insomma, devo dire che poi per te, appunto, hai iniziato in minimoto, hai iniziato a fare le gare in minimoto, e poi dopo la trafila, qual è stata, Niki?
La mia? La trafila, no? Per poi arrivare fino Ah, sì. alla Premoto 3, che è la categoria a cui stai gareggiando quest'anno nella quattro tempi nel campionato italiano, ricordiamo. Abbiamo iniziato con le mini moto e abbiamo fatto tutte le categorie facendo wild card e pian piano siamo passati dalla mini GP fino alla Premoto 3 dove siamo adesso. Certo, ricordiamo che tu nella Premoto 3 hai iniziato poi con il due tempi e quest'anno sei passato al quattro tempi, quindi hai dovuto cambiare stile di guida, tutto quanto il resto, insomma, Sì, è stata una... hai un po' ricominciato da capo, no? È stata un'esperienza molto difficile, però pian piano stiamo migliorando anche nello stile di guida e spero ci saranno alcune vittorie. Beh, questo è l'augurio di tutti quanti noi, Niki, perché è normale, insomma, siamo lì proprio per vivere questi momenti. Io devo dire che, vabbè, quando tu non lo sai perché è normale, perché tu stai là dentro, abbassi la visiera e come si suol dire gli dai il gas. Noi che siamo dalla parte del qua del muretto, insomma, ci guardiamo io e tuo padre a chi sta più male, col mal di stomaco o cose del genere, insomma, perché quelli sono dei momenti di tensione allucinanti, che tu giustamente non vivi perché stai lì sopra, e poi devo dire voi vi trasformate, perché proprio me lo diceva Nina, mi diceva Fabri, ma Sì, com'è possibile? Questi sono tutti ragazzi, 14, 15 14 anni. anni, 16 anni, cioè tu li vedi vanno in giro nel paddock con la bicicletta a scherzare, dice, poi si mettono quella tuta, montano su quella moto, si abbassano quella visiera, diventano uomini. Altre È persone. l'adrenalina. Cioè, proprio è una cosa incredibile. Cioè, quello che fate là sopra, i numeri che fate e tutto quanto il resto, la professionalità quando venite intervistati, ricordiamo sempre l'età che avete 14 anni. e tutto quanto il resto. Insomma, questa è una cosa che veramente. Vedi, abbiamo qui Mirabelle, che lei oltretutto ha fatto l'ultimo mio reality, che lei ha iniziato proprio a 15 anni la sua passione per la canzone, no? Proprio poi anche Cantante. girando un po' per Ah. il mondo, facendo la cantante e tutto quanto il resto. Ecco, Cantante famosa quindi in Colombia, e sì, ci siamo. famosissima in Sud America e tutto quanto il resto. Quindi ecco, devo dire, voi siete tanto giovani che secondo me neanche vi rendete conto che cosa state facendo. Cioè io dico, quando voi state là sopra, perché poi al di fuori a me mi fate sentire male, come me, mamma si sente Come male, anche a Giorgia e me, tutti quanti. logico. Cioè, voi quando state là sopra fate dei numeri, fate delle cose allucinanti per chi vede da fuori, ma voi ve ne rendete conto? No, no, noi non ce ne rendiamo conto. E questo è proprio quello che fa parte della nostra passione. L'adrenalina non ci fa stare in un altro mondo. Infatti, perché praticamente voi fate delle cose, fate quando siete su quelle moto che sono veramente allucinanti. Cioè, tu hai fatto un'entrata, hai fatto l'ultima gara che ne hai passati due insieme, hai passato un'altra all'esterno, hai fatto, cioè non si sa quello che hai fatto. Ma te sei rivisto, sì. Sì, proviamo l'impossibile. Poi insomma, tu sei. Che poi io quando stavo lì a vedere dico, beh, adesso Nicolas sicuramente gli ultimi due o tre giri. Sicuramente farà l'impossibile, è normale, no? Per cercare di arrivare sul podio e tutto quanto il resto. Magari forse se la moto fosse stata un po' più performante in salita, forse ce l'avresti fatta, però comunque già È è arrivato una, tra i, cioè, fra i primi già, cinque. già, già è stato un ottimo Ha risultato, insomma, ecco. combattuto. E la cosa bella è stata proprio questo, vederti combattere. Quali sono? Perché una cosa che uno non dice del motociclismo, Niki, e poi specialmente Sì. fra di voi, la vostra età, è la grande amicizia che c'è fra tutti voi. Ed è una cosa bellissima. Perché Fuori quando la poi. pista, Sì, fuori della pista. amici. Sì, dimmi. No, dico fuori della pista, amici, in pista. E in pista, nemici. In pista, nemici, però. Io vedo, ecco, quando qualcuno di voi cade, quanto è subito l'altro che si va a preoccupare, o i genitori, cioè c'è una grandissima solidarietà da questo punto di vista, no? Ed è il bello anche di Sì. questo sport, che già a quest'età vi insegna tutto questo, È vero. no? Quindi, insomma, ecco, sicuramente è un aspetto molto bello questo, e che forse Si stanno vivendolo. vicino l'uno Sì, all'altro. vivendolo uno se ne rende conto. Poi Sicuramente. magari invece così dal di fuori vedi
un gruppo fra virgolette di matti che gli dal gas e cercano di sorpassarsi, e quindi magari tutto questo non viene fuori. Però voi, ecco, poi finisce la gara, siete tutti quanti tutti amici, amici, scherzate tutti insieme, andate insieme in motorino a fare casino a destra e sinistra, o il in biciclette nel paddock e tutto quanto il resto, cioè questa io ci divertiamo. Sì, difatti Nina quando è entrata dentro dice: Fabrino, ma che questi sono piloti? Sì. No, perché io vedo tutti questi ragazzini che giocano, tutti scherzano, girando, gozano, che girano, e dice sì, dico poi li vedrai. E infatti la cosa che mi ha detto, dice: no, non ci posso credere, li vedi là sopra, diventano altre persone, altri, veramente un'altra cosa. Allora dobbiamo dire, Niki, che tu devi sempre ringraziare logicamente la tua famiglia che ti è molto vicino. Questo lo... Sicuramente, quello è il primo ringraziamento da fare. Beh, certo, è logico, perché senza di loro penso che questo sogno non lo potresti vivere. Ovviamente. Questo è normale, insomma. Con una grande passione da parte di papà Luigi e di mamma Giorgia. E di mamma. Che io, tu sai quanto gli voglio bene a loro e quanto voglio bene a tutti voi, compreso tuo fratello Christian, che là dentro praticamente lo vedi è giovedì e poi lo rivedi la domenica. Perché insomma... Perché... è vero, è sì, vero. Sì, perché c'ha tutti gli amichetti dell'età sua più piccoli, e vanno in giro a destra e sinistra, come se fosse un parco giochi, in bicicletta a destra e sinistra. No, no, vero? No, perché Massimiliano magari è... Ma quella è come una città. Una volta mi ci devi portare. Sì, sì, è come una città, a ottobre ci sarà Vallelunga. Oh. È come una città, e lì dietro vivono centinaia di persone. Ci sarà appunto tutto il gruppo di amichetti che vanno in giro, poi il gruppo, cioè i genitori che fanno amicizia fra di loro, fanno i barbecue, le cose. Insomma, ecco. Scusami, è un mondo... se ti disturbo, mi stanno chiedendo in diretta. Come si chiama la ragazza con le treccine? Si chiama Lady Shake. Lady Shake. Lady Shake, potete cercarmi in tutte le reti sociali. Lady Shake. Su Instagram cercatela. Anche su YouTube. Su YouTube, che ci sono i suoi brani. E quindi, insomma, ecco. Quindi, Nicolas, io ti ringrazio per questo tuo intervento qui in radio. Ti avevo promesso grazie a voi. Ti avevo promesso che saresti intervenuto, poi un giorno te verrò a prendere a casa, te porto qua, perché giustamente tu hai 14 anni e stai sotto la mia responsabilità. No, ma... prendi un taxi, Nicolas, vieni in moto, sei più sicuro. No, lui dovete sapere una cosa, lui nel tempo libero che cosa fa? Fa il meccanico agli amici che hanno gli scooter e il motorino, gli sistema questo. Poi adesso stai prendendo pure il patentino, mi pare, per guidare lo scooter. Quindi pensate, cioè un pilota che corre in pista e che fa che da va meccanico anche. Ad altissime velocità, una cosa e l'altra, ma per andare in pista deve prendere giustamente il patentino. Ecco, queste sono, dobbiamo anche intendercene di motori se... Bravo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo Nicolas. Ecco, avete ascoltato, poi ecco un ragazzo di 14 anni che è qui con una spigliatezza e tutto quanto il resto, insomma, ecco, questo proprio che perché non ci si crede che abbia 14 anni, proprio perché per questo, so ma faccio. Anche nell'intervista che ha fatto per il CIP, no? Ti hanno fatto tutti quanti i complimenti, proprio Carlo Baldi, che oggi non c'è per ragioni motivi familiari, ti ha fatto i complimenti e tutto, e diceva Fabri, dice Nicolas è veramente sveglio, è un piacere intervistarlo e tutto quanto il resto. Ma magari forse adesso stai un pochettino che ti tieni perché ci sono io, e allora magari hai paura un po' per rispetto nei miei confronti, però insomma tranquillo Nicolas, perché lo sai che non c'è nessun problema. Quando sono lì sono il tuo manager, ma qui sono faccio un'altra cosa, quindi insomma ecco, tranquillamente. Allora Niki, io ti ringrazio, tanto ci sentiamo presto. Io sicuramente volevo ringraziare te e la Due Wheels Volito e la federazione che mi ha reso talento azzurro. Bravissimo, ricordiamo che tu sei uno dei talenti azzurri, oltretutto, che si va ad allenare al ranch di Valentino Rossi, sei il più giovane che sei nel VR46, quindi nel ranch di Valentino Rossi a soli 14 anni, grazie alla federazione, insomma, quindi il ringraziamento va alla federazione, va al team Polito, insomma, ecco. E tutto quanto il resto, io non faccio altro, lo sai, che seguirti, essere il tuo appoggio psicologico. Scusami se ti ridisturbo. Grazie, mi stanno chiedendo su che radio stiamo. Siamo su L Radio 88.100, che si può anche ascoltare scaricando l'applicazione. Uno va, scarica l'applicazione L Radio
spinge il tastino e ascolta o subito www.lradio.it, oppure www.lradio.it, ok? Lui è il chef Massimiliano Mercini. Ciao. Quindi Niki, allora io ti mando un abbraccione, ti mando un saluto, ci sentiamo presto e niente, la prossima gara sarà a Misano a fine luglio e speriamo di toglierci lì qualche soddisfazione. Grazie a tutti voi. Ciao Niki, ciao. Ciao Niki.